Buongiorno a tutti, in questo breve video vi parlerò di Google Presentazioni, un'app gratuita con la quale è possibile creare presentazioni originali avendo a disposizione molti elementi, quali font, temi, video, animazioni e altro ancora. Ricordiamo che l'app funziona anche in modalità offline. Iniziamo subito selezionando il primo risultato della ricerca. Si aprirà la pagina iniziale. Come potete vedere non è necessaria alcuna registrazione, infatti l'importante è possedere un account Google. Premiamo il tasto blu in centro e si aprirà la nostra home page. Per creare una nuova presentazione, selezioniamo il tasto più posto in basso a destra. Ecco qui la nostra nuova presentazione, che è formata da diapositive, meglio note come slide, ovvero da una successione di contenuti multimediali. Come potete vedere, a destra le slide hanno diversi temi predefiniti, messi a disposizione da Google. La stessa cosa vale per il layout, ovvero la struttura grafica di una slide, messa anche in questo caso a disposizione da Google. Andiamo avanti, come potete vedere ho dato un titolo alla presentazione e ho già realizzato la prima diapositiva scegliendo tra i temi quello che preferivo. Gli elementi contenuti in una slide, come in questo caso il titolo e il sottotitolo, è possibile modificarli attraverso la seconda barra orizzontale, che permette appunto di modificare le caratteristiche del contenuto di una diapositiva. Come potete vedere, a sinistra visualizziamo le diverse slide nell'ordine in cui sono state realizzate, ordine che tuttavia è possibile modificare, ponendo ad esempio la seconda slide al primo posto e viceversa. La seconda slide è evidenziata in verde e in più presenta una linea verticale colorata. Ciò significa che oltre a noi un altro utente sta apportando modifiche in tempo reale alla nostra presentazione. Inoltre è possibile inserire diversi elementi come tabelle, grafici, ma quello che interessa a noi sono le immagini. Infatti un'immagine è possibile inserirla dal nostro computer, è possibile scattare una foto in tempo reale, è possibile addirittura inserire una foto tramite Google Drive ed è possibile cercare una foto sul web. Una volta che la nostra presentazione ci soddisferà, essa verrà salvata automaticamente sui server Google. Questo è quanto.